Ma nel 2018, quando davvero un tipo può diventare una tipa, ancora stata a punta al dito, ma ti sei rifatto quello, ti sei rifatta quell'altro. L'importante è la personalità, che non puoi coprire con un chilo di trucco. Ma poi tutta una cifra di tempo a combattere per i diritti delle persone, dei gay, dei trans, che un tipo al giorno d'oggi può diventare una tipa. E voi state ancora così? Boh, ma io i diritti miei non ce l'ho. Quando poi tra l'altro chi parla è risaputo che andava in giro, che odiava il proprio naso, per fare le collette per i fassero. Quindi amò, don't fuck. Ma poi fino all'altro ieri che facevo la matta, che stavo da sola nelle camere di hotel, che facevo i video, che sembravo fuori di testa, era tutto ok. Mo per due canne so drogata, che tra l'altro qui l'erba è pure legale, che so svegli in questo stato, almeno su quello, so dei deficienti, però su quello... Comunque so felice, perché amami, odiami, è comunque una forma d'ossessione. E poi comunque se non ci fossi io, che vi do qualcosa di cui parlate, di che parlavate? Oddio, comunque le teorie di cospirazione sta male, sto sempre da sola, eh. No, è che uno, una volta ok, due volte ok, la terza sei coglione se continui a portare gente sul tuo profilo che poi si rivela psicopatica e già gente, ma quella persona che fine ha fatto?